Cari follower, bentornati a questa nuova ricca puntata di videogiochi. Come forse ricorderete, le uscite sono tantissime e ho dovuto dividere quelle arrivate contemporaneamente su più di una piattaforma in ben tre parti e questa è la seconda. La Alligata Software di Sheffield si avvicinava alla conclusione della sua rispettabile carriera, ma nonostante la vicina fine del business è riuscita ad offrire un dignitosissimo gioco come Addictable per Commodore 64, MSX ed Atari ST, con una versione amica che arriverà poco più in là. Come le immagini lasciano facilmente intendere, si tratta di un discendente di Breakout. Sicuramente più vicino all'evoluzione proposta da Arcanoid. Al di là delle apparenze, però, Addictable ha una maniera decisamente diversa di essere battuto. Non si andrà avanti distruggendo tutti i mattoncini dei livelli, ma basterà crearsi un varco tra essi ed attraversarli, dato che le costruzioni sopra di noi scorreranno nella nostra direzione fino a travolgerci. Ciò richiederà al giocatore una mira diversa nei suoi tiri e diventerà davvero importante padroneggiare per bene i rimbalzi, oltre ad essere godibile, addictable e anche ben programmato su tutti i formati. Negli Stati Uniti era già stato pubblicato l'anno precedente, ma solo adesso le riviste europee cominciano a trattare Wargame Construction Set della SSI, almeno per quanto riguarda le versioni Commodore 64 e Atari 8-bit, nonostante il gioco fosse disponibile anche per computer maggiori. Come il nome lascia facilmente intuire, è un prodotto dedicato agli appassionati più creativi dei wargame della SSI, magari quelli che avevano sviscerato abbondantemente i titoli della software house e che da ora potevano realizzare tutte le battaglie che la loro fantasia avesse voluto partorire. L'editor è stato realizzato da Roger Damon, che altro non ha fatto che modificare l'engine che egli stesso usava per i giochi della SSI per renderlo fruibile a tutti. Tecnologicamente aveva però qualche pesante anno sul groppone, ma permette comunque di realizzare scenari di 60 caselle per 60, con fino a 31 unità schierate per parte. Dopo i riscontri molto buoni ottenuti con il suo primo Ace, la Cascade Software ci riprova con un seguito sviluppato da Jan Martin che in tutta la sua carriera videoludica si è occupato di giochi di ruolo. Ed ha fatto bene probabilmente dato che ha mostrato a più riprese un certo talento, seppure Ace 2 sia un'operazione abbastanza pigra. Appare subito evidente come i contenuti del gioco siano fin troppo simili a quelli del capitolo precedente, che per chi non lo conoscesse consisteva di scontri aerei molto furiosi, nel cosiddetto dogfighting. Non c'è alcuna vera pretesa simulativa e l'obiettivo di Ian Martin è stato sempre quello di fornire semplice divertimento immaginandosi dei Top Gun. Vi sono delle nuove opzioni per il gioco in doppio ed è presente persino uno spettacolare split screen. Il codice è di qualità sia su Commodore 64 che nella versione Commodore 16 Plus 4, dove fa ancora più impressione. Entro pochi mesi arriverà per altri computer 8 Tony Pomfret è un altro nome che si è intravisto per diversi anni nella storia dei videogiochi, proprio come quello di Karen Davis, grafica che con Pomfret ha collaborato per diversi titoli. La Software Projects pubblica il loro Aysteria per Spectrum e Commodore 64. Si tratta di un action game davvero molto action, dato che lo schermo è letteralmente infestato specialmente nelle fasi avanzate di pericoli da ogni direzione. Noi controlliamo un guerriero in stage a scorrimento orizzontale, capace di viaggiare nello spazio-tempo, ed in ognuna delle tre ere presenti dovremo raccogliere dei pezzi di un'entità che a un certo punto si materializzerà e noi dovremo ambientarla ogni volta. Di Aestiria colpisce moltissimo la grafica sia nel disegno che nella programmazione con uno scorrimento fluido e ricco di parallasse. Nemmeno si può ignorare la tremenda difficoltà elevata anche per gli standard dell'epoca. La Activision presenta High Frontier, che come presto capiremo è un gioco alquanto difficile da approcciare oggi. L'azienda ha cercato di cogliere i vantaggi che l'incessante clima di tensione tra Stati Uniti ed URSS poteva comportare, per cui accettò di pubblicare questo lavoro di Alan Steele che immaginava le due nazioni in questione in una fase ancora più avanzata della crisi, la quale richiedeva il dominio delle orbite satellitari in maniera da vigilare su eventuali attacchi missilistici. Lavorando gomito a gomito con il governo americano ed interagendo direttamente col Presidente, il giocatore dovrà gestire sia le strategie di attacco e di difesa, ma anche la ricerca, lo sviluppo e la produzione di vari tipi di satellite. Arrivato sui soliti tre maggiori computer ad 8 bit, iFrontier presenta un'interfaccia complessa che, per quanto superiore alla media di quelle dei giochi del suo tempo, grazie ai numerosi pittogrammi per facilitare la navigazione, rende il gameplay inevitabilmente macchinoso, ma rimane un gioco interessante e prodigo di soddisfazioni per gli utenti più pazienti. È facile immaginare come in un mercato così florido come quello dei computer 8 bit, grazie anche a costi di sviluppo spesso irrisori, spuntassero giochi di qualsiasi genere. Giochi come Top Fuel Eliminator, per intenderci, che simula le corse di dragster, disciplina famosa soprattutto sul territorio americano. Fu proprio negli Stati Uniti che la Activision lo pubblicò per Apple II e Commodore 64, presentando un prodotto decisamente di nicchia ma con i suoi meriti. Innanzitutto, il drag racing consiste nel percorrere un tratto molto breve nel minor tempo possibile, con auto adattate all'inverosimile allo scopo. Per aver successo in top fuel eliminator dovremo conoscere abbastanza bene la materia, dato che la nostra performance sarà condizionata da molti dettagli atmosferici e del breve tracciato. È presente anche una fase di guida tecnicamente ben fatta, in cui dovremo badare a tenere il nostro bolide in carreggiata per qualche secondo. I gadget game sono stati un bel affare nel corso degli anni 80, sopravvivendo come concetto praticamente sempre. Si trattava dei giochi venduti da subito a prezzi molto bassi, come le sole due sterline richieste per Joe Blade della Player Software. In tutta onestà, non sempre questi giochi si rivelavano di buona qualità, ma questo è un caso felice. Joe Blade è una sorta di agente segreto specializzato nel salvare gente rapita come i sei leader politici catturati da Crux Bloodfinger, il cattivone di questa volta. Non potremo farlo in maniera lineare nonostante all'apparenza Joe Blade possa somigliare ad un running gun. Gli scenari sono relativamente complessi e a volte vanno mappati, inoltre bisogna venire a capo di qualche puzzle come travestendosi da soldati nemici per non essere individuati. La grafica è carina anche se è un po' lenta, ma il rapporto qualità-prezzo non si discute su nessun formato. È stato pubblicato su Spectrum, Amstrad, Commodore 64, Atari 8-bit e BBC Micro. In pochi mesi arriverà anche sui computer a 16 bit. Motos è stato un cabinato della Namco nel 1985, di quelli non troppo famosi a dire il vero, sebbene la qualità del gioco non fosse carente. Il concept è semplice: il giocatore si trova con un avversario più altri elementi di disturbo al di sopra di una piattaforma dei bordi scoperti, con l'obiettivo di spingere il suo contendente giù da essa. Siamo del resto a comando di mezzi chiamati appunto Motos, con una certa potenza, capaci di sbalzare da una certa distanza ciò con cui si scontrano. È divertente spingersi in tutti i sensi nei vari livelli, e la conversione per computer 8-bit operata dalla Mastertronic rende giustizia all'originale da sala. I port sono tutti buoni, con ottima fluidità su Commodore 64, un buon uso del colore su Amstrad CPC ed una definizione superiore sullo Spectrum. Tutte versioni vendute da subito a prezzo ridotto, strategia inusuale per una conversione da arcade. In questo novembre 1987 How to Be a Complete Bastard è il secondo tain direttamente derivante da un libro. Come si può intuire, era di stampo umoristico, scritto da un comico britannico particolarmente estrionico. L'obiettivo in How to Be a Complete Bastard è quello di infilarsi in feste e rovinarle nelle maniere più disgraziate possibili. Qualche esempio: ruttando e scorreggiando a ripetizione, emettendo i fumi più maleodoranti possibili. La cosa buffa è che, diversamente da quel che si potrebbe pensare, questo titolo della Virgin Games è fatto piuttosto bene. Con una visuale laterale dovremo muoverci nella casa che sta ospitando il party, analizzando ogni anfratto di essa alla ricerca di materiale utile al nostro ruolo di guastafeste. A questo punto entrerà in ballo anche un po' di creatività per immaginare come creare disagio sfruttando gli oggetti reperiti. Disponibile su Commodore 64, Spectrum e Amstrad, è proprio quest'ultima versione quella più riuscita. Nel 1985 la Usan aveva pubblicato con profitto un gioco di Mike Male e Bob Hiller chiamato Southern Bell, in cui il giocatore doveva mettere i panni del conducente di treno degli anni 30. A circa due anni di distanza arriva il seguito diretto, intitolato Evening Star, dagli stessi autori. Il primo impatto non è per tutti positivo, soprattutto per coloro i quali avevano acquistato il prodotto precedente. Perché il nuovo è davvero molto ma molto simile. La differenza maggiore sta nel periodo di ambientazione, gli anni 60, che comportano l'utilizzo di un treno diverso. In relazione al livello di difficoltà, sarà necessario controllare più o meno parametri del treno per portarlo sano e salvo a destinazione, possibilmente con puntualità. È persino previsto l'uso del fischietto, quindi i dettagli non mancano e la qualità è oggettivamente ottima su tutti i formati Commodore 64, Spectrum, Amstrad e BBC Micro. The Payoff era già spuntato nel 1984 per i computer Atari 8-bit, con la stessa Atari a fare da publisher. Mentre adesso lo stesso gioco viene adottato dalla Bug Bite per approdare su ZX Spectrum e Commodore 64. Sviluppata da Big Nose Software, è un'avventura testuale che vanta oltre 100 vocaboli riconosciuti dall'interfaccia. La storia è simpatica, dato che racconta di come noi ci siamo indebitati per grosse cifre con una persona decisamente sbagliata che ora, prevedibilmente, vuole indietro la pecunia con gli interessi. L'intera avventura gira intorno a questa questione, sul come riuscire a recuperare la somma dovuta o inventarsi altro. The Payoff viene considerato un gioco molto accessibile, anche ai neofiti del genere, facile e piuttosto breve, che meritatamente si è guadagnato questo tardo port. Possiamo tranquillamente definire Hello One come il gioco più di nicchia di questa puntata della macchina del tempo, non fosse altro per il fatto che esiste solo in lingua tedesca. Fu pubblicato infatti per Amiga, Atari ST e Commodore 64, sistemi più diffusi in terra teutonica, dalla Ariola Soft, ma è molto più interessante la firma dello sviluppatore, Guido Henkel. È un nome ricorrente nella storia dei videogiochi, soprattutto in quella dei giochi di ruolo, in quanto è stato sceneggiatore di titoli molto famosi, fra i quali possiamo citare la trilogia di Arcania o il cult Torment. Halloween un è un'avventura testuale scritta tutta di suo pugno, per giunta impreziosita da schermate fisse che saltuariamente appaiono a corredo della narrazione, molto suggestive e capaci di sfruttare bene le possibilità cromatiche dei computer a 16 bit. I pochi pareri riscontrabili oggi raccontano di un'avventura di gran qualità, per molti difficile da riscoprire a causa della barriera linguistica. La Virgin Games produce internamente un tain dedicato ad un brand di giocattoli e cartoni animati davvero popolare, quello di Action Force e successivamente GI Joe. L'ottima licenza reca con sé una naturale inclinazione allo spettacolo, ma in qualche maniera il progetto di gioco è riuscito a tarpare questa vocazione. In Action Force, infatti, il giocatore dovrà compiere con successo delle missioni di scorta per un mezzo terrestre incapace di autodifendersi. Potrà occuparsene grazie ad un super elicottero col quale tenere a bada ogni genere di nemico, ma non solo, dato che è presente una piccola componente puzzle che richiede al giocatore di sgombrare il terreno da eventuali ostacoli o rendere possibile il passaggio del mezzo speciale, magari risistemando un ponte raccogliendone e posizionandone i pezzi. La buona grafica non è sufficiente per nascondere la pochezza strutturale, aggravata da una difficoltà elevatissima che rende quasi impossibile il completamento del gioco. Uscito su Spectrum e Commodore 64, su quest'ultimo era almeno fluido. Arriva con grandissima calma ma direttamente a prezzo budget una conversione di un coin-op del 1981 intitolato Bosconian, qui un attimino attualizzato in Bosconian 87. L'originale era della Namco e può essere considerato un classico: fu il primo soprattutto a consentire all'astronave del giocatore di scorrazzare liberamente in ogni direzione in una mappa estesa, al punto che qualcuno lo definì un free-roaming shooter. Nel 1981 non c'erano né Commodore 64, né Amstrad CPC, né Spectrum, ma qualcuno ha fatto piacere ricevere il port, nonostante il ritardo, soprattutto agli utenti Sinclair, che si sono ritrovati un ottimo sparatutto con una buona musica sulle macchine 128K. Meno bene su Amstrad e molto male su Commodore 64, con utenti irritati dalla pessima qualità del gioco. C'è qualche contenuto in più rispetto a quanto conosciuto nell'originale Namco, ma la formula è la stessa, con le stazioni spaziali da distruggere come obiettivo principale. Era anche l'ultimo gioco della puntata che spero vi sia piaciuta, abbiate apprezzato. Come sempre vi ricordo che potete supportare il mio lavoro, quello che faccio, diventando iscritti al canale tramite YouTube Gaming, oppure donando durante le live. Vi saluto e vi aspetto appunto per le live che siano di giochi moderni o storici. A presto!